qua con un nuovo video. Io sono la Carina Dolce della mia collina Nancy. Siamo qua nel mio primo canale, ma avrò fatto anche un video sul canale di Nancy, quindi andatelo a vedere, perché adesso vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato io, in particolare vestitini e cose carine per Capodanno, per le feste, comunque molto carine. Ma andate a vedere anche il video di Nancy, se siete interessate a vedere le mie cose un po' più semplici ma sempre sexy. No, ma Capodanno sono sempre sexy, sì, anche le cose che ho comprato Nancy a me piacciono tantissimo, quindi vi lascio il link nel box informazione e sulla scheda in sovraimpressione. Andate, mi raccomando, iscrivetevi al canale della mia sorellina che è tanto brava e bella. Comunque ragazzi, vi volevo fare... abbiamo pensato di fare questo video, speriamo che vi piaccia, insomma. Dai, delle idee per Capodanno. Sì, per dei vestitini per Capodanno, ma anche non solo, sì, anche durante tutto l'anno, insomma, si possono vedere. Sono molto low cost, economici e poi sexy, provocanti, insomma, così. Primo questo vestitino che a me piace tantissimo, questo colore veramente... con una scollatura proprio tremenda. Praticamente questo qua io l'ho comprato da Tailwell, giusto? E l'avevo preso infatti anche nero, nell'altro video haul precedente a questo ve l'avevo mostrato nero, che era molto molto bello. Adesso l'ho preso anche di questo rosso bordeaux. Io l'ho preso nel mio video. Sì, è tipo di vellutina. Adesso bellissimo. Quindi vedete nelle immagini come sta a me e poi nel video di Nancy vedete come sta lei. Lei sta meglio, vabbè. Comunque molto carino c'ha questo. E secondo me va indossato così semplice, senza orecchini, senza collana, perché già è molto particolare. Poi il tessuto comunque, anche se è molto scolato, comunque riscalda, perché è caldo. E poi addosso calza bene, benissimo, senza farlo modificare, corto, abitato, è proprio carino. Tu hai preso la XS? Io ho preso la XS, anche se l'altra volta in quell'altro video, quello nero lo presi S, è bello, comunque è un po' più morbido, questo un po' più aderente, però anche va bene, insomma. Poi ho preso, ragazzi, questo cupo crispale, l'ho preso proprio per metterlo sempre da Tailwell, sì. Costava soltanto 15,99 e la cosa bella è che ha tutti i brillantini dentro, quindi lo vedo molto adatto alle serate ed è molto carino da, da indossare, tipo per esempio su un vestito come questo oppure un altro che magari è molto scollato, quindi così sta un po' più carina, un po' più sobria, sì, no? Sì, meglio per mi piace, sì, è molto carino. Poi ragazzi ho preso troppe cose carine, non posso criticare nulla, niente di più, ho preso quest'altro vestitino che invece è molto semplice, ed è tipo una maglia vestitino molto morbido, calza. L'unico particolare è che c'ha qua tutto un ricamo lateralmente, sì, sul braccio e sulla spalla, quindi tutto qua questo ricamo floreale, e l'ho comprato sempre da Tailwell e l'ho pagato 30 euro. È molto molto carino ed elegante. Ma questo è un po' costoso però. Sì, è c'ha tutti i brillantini, quindi è proprio adatto, che tipo laminato. Sì, le cose brillantinose sono adatte a questi giorni di festa. Anche questa maglia è tutta brillantinosa, magari questa qua è stretta a costine, c'ha un po' di collo alto, fa tutti i brillantini, secondo me, da indossare tipo all'interno di, di una gonna oppure di un pantalone, una mini gonna di pelle, sagomato. Questo però l'ho preso da Stradivarius. Questa l'ho presa da Stradivarius, l'ho pagata 19,90 ed è molto carina, magari chi non ama i vestitini potete indossare questa qua, comunque ha un tocco di brillantinoso ed ecco che va bene lo stesso. Poi sempre brillantini sbiluccichi, questa qua, questa è un po' troppo esagerata, mi sembra la lampadina stamattina. Questo mi compare una cosa brutta. Me ne sono innamorata appena l'ho vista ed è una canotta che porta appunto questo scollo così. La cosa particolare è che dietro è incrociata e porta queste bretelline dorate che sembrano tipo un bracciale, una collana, non lo so che sembrano, tipo i fili. Sì, ma dovevano essere grigio argentale. Invece è bello, proprio il contrasto argento. No. Poi questo è un argento però tutto brillantinoso, molto molto carina. Questa qua è una canotta da mettere ad esempio per una serata comunque particolare, molto carina. Secondo solo che sto pensando come indossare il reggiseno sotto, infatti. Sarà un problema. Oppure ti metti il coprispalle e lo copri. Perché senza reggiseno un po' diciamo. Poi come fai a indossarsi dopo? Un problema perché a fascia tipo reggiseno a fascia. Insomma, non si sa se, se tiene o no. Poi con le bretelline è un po' brutto, quindi non so, magari dovrei prendere quelli trasparenti, ma a me non piacciono quando si vedono, sembra uno scotch che esce fuori, quindi devo trovare un sistema, insomma, io penso che un bel reggiseno a fascia. Sì, dobbiamo brevettare proprio un reggiseno per questi robi. Sì, un reggiseno invisibile.
sostiene, che sostiene, che sostiene, che sostiene. Vabbè. Comunque questa qua, se volete sapere il prezzo, l'ho pagata 22,90, quindi e dove l'hai presa? Sempre da Taywell, molto carina ed elegante, vedete, c'ha bretelline solo questi due bracciali, peccato per le bretelle, sì, che sulla cosa particolare, peccato. Quindi ragazzi, questo è tutto, mi raccomando, andate anche sul canale di Nancy a vedere il suo video con le sue cose che ha comprato. Trovate il link cliccabile alla fine, appena finisco di parlare vi metto il link. Noi mandiamo un bacio grande, approfittiamo per augurarvi buon anno nuovo, buon capodanno, che sia un anno pieno di novità. Felicità. Sì, ma anche di novità, perché sì, le novità belle, eventi belli e sorprendenti. Sono e sorprendenti, felicità e salute per voi, per questi cari, vi vogliamo tanto tanto bene. Ciao! E lasciateci un like, tanti like, come si dice, per l'anno nuovo, tanti like per il nuovo anno, tanti like.